paura, vuole solo giocare. Sì, ma io mi sono perduta e sono un po' nervosa. Si è perduta? Sto cercando la casa dei Norton e pensavo che fosse quella lassù. È quella la casa dei Norton? No, quella è mia. Quella è la mia casa e quello lì è il mio cane. Per fortuna la bambina lo ha ripreso. Sto andando alla casa dei Norton e ho pensato di prendere una scorciatoia per il bosco. Dai Norton? Sì. Allora lei deve essere una parente. Dai Norton non va mai nessuno, oltre i familiari. Veramente io vado a lavorare da loro. Mi occuperò della loro bambina, Rosalie. La loro casa si trova più avanti, a circa un chilometro. Io sono Alicien del Mar. Ci ho abitato da queste parti. Ma l'avevo dimenticato, questo bosco. Io sono la signora Whitfield. Sì, il bosco è grande, a volte fa paura. Io tenevo gente a pensione, ma agli ospiti non piaceva l'isolamento. Se ne sono andati tutti quanti. È qui vicino. Perché non viene a prendere un tè con me? Però questo bosco è veramente bello. È per questo che sono rimasta qui dopo la morte di mio marito. Lei mi scuserà se sono stata un po' invadente, ma ci sono talmente pochi vicini, a volte mi sento un po' sola. Mio marito si lamentava sempre perché parlavo troppo e io mi lamentavo perché lui non mi ascoltava. Veramente, io stavo qui ad aspettare che lei mi invitasse a tornare. Venga quando vuole. Consideri pure la mia casa come un rifugio ogni volta che dai Norton ci sarà bufera. Grazie, stupendo quell'orologio. È grazioso, sì. Ce l'ho da tanto tempo in casa che ormai è come un amico. Come mai se ne sono andati tutti i suoi clienti? Il bosco. Avevano paura del bosco. Del bosco? Sì. Dicevano che nel bosco c'era qualche cosa. Sì, ma che cosa? Beh, ecco, Rosalie Norton si divertiva spesso a fare degli scherzi ai miei clienti. Io sono certa che cercava di spaventarli. Magari a lei sembrerà che io ce l'abbia su con Rosalie Norton, ma è vero. Che genere di scherzi? Io veramente non sono mai riuscita a coglierla sul fatto. Però ogni volta che succedeva qualcosa, lei si trovava nei dintorni. Perché avrebbe dovuto farle dispetto? Rosalie considera questo bosco sua proprietà privata. È una bambina viziata. Sua madre ha passato quasi tutta la sua vita in ospedali psichiatrici. Rosalie è sempre stata strana e ancora di più dopo la morte della madre. La morte dei genitori quando una è ancora molto piccola ti fa sentire abbandonata. Sono certa che io e Rosalie andremo molto d'accordo. A me sembra di capirla. Anch'io amo questo bosco. Non è più come quando lei era piccola. È tutto diverso adesso. No, qui la vita non cambia mai. Si è fatto tardi. Telefono ai Norton così la vengono a prendere. No, andrò a piedi. Passando per il bosco è meno di un chilometro. Non mi ha ancora detto che cosa è successo alla sua auto. Guidavo sbadatamente e sono finita fuori strada. La luce cala molto rapidamente nel bosco. Segua il sentiero, non si addentri mai. Perché? Ci sono animali pericolosi. Come mai me lo domanda? Ho visto tracce di artigli sugli alberi. Sì, alcuni animali piccoli sono stati uccisi e sbranati. Jarvis dice che potrebbero essere dei gatti selvatici. Io non lo so, ma qualcosa c'è di certo. La notte li sento mandarsi dei richiami. Segue il sentiero finché arriva un vecchio cimitero. La casa dei Norton è dall'altra parte del cimitero. La ringrazio di tutto. Spero di rivederla presto. Buonasera. Faccia presto, cammini in fretta. Thank you.
Alicien del Mar? Sì. Sono Joshua Norton, lei è in ritardo. Sì, ha ragione, signor Norton, mi scusi. C'era qualcuno che si aggirava giù nel cimitero. Il giapponese? Sì, qualche volta passa la notte lì, è il custode lui. Si sieda se vuole. La signora Warren mi ha parlato bene di lei. Mi ha detto che lei ci sa fare coi bambini. Che fa, non si siede? Sì. Quando vivo a Osborne eravamo vicine con la Warren, ma poi io mi sono trasferita, sono andata a Westmore. Come ha fatto a trovare la strada nel bosco? Ho incontrato la signora Whitfield, è stata lei a indicarmela. Chissà che cosa le avrà raccontato sul nostro conto. Veramente niente. È venuta a piedi da Osborne? No, mi si è fermata la macchina, ho dovuto lasciarla. La mia roba è quasi tutta lì dentro. Questo è mio figlio Len. Ciao, Len. Domani l'accompagnerà a prendere la sua roba. Spero che lei non sia impressionabile. Non le sopporto le donne nervose. Gli ultimi 10 anni della sua vita, mia moglie li ha passati nelle case di cura della zona. Sono sicura che io e Rosa li andremo d'accordo. Beh, io me ne vado a letto. Aspettavo solo che arrivasse lei. Ho lavorato sodo, ho incominciato presto e ho smesso tardi. C'è sempre un sacco da fare.
È un bel posto questo, ma ci voleva qualcuno che si occupasse dei ragazzi. Io non arrivo a fare tutto quanto. La tua stanza è in fondo al corridoio. Grazie, Len. Allora, buonanotte. Noi non siamo abituati a vedere estranei, sia io che Rosalie. Dovrai cercare di adattarti. Hai voluto farmi una sorpresa, eh? Sono Alicienne, la tua nuova amica. Ma se vuoi, tu puoi chiamarmi Lisi. Quella è mia madre. Aveva dei capelli bellissimi. Dicono che i miei capelli sono esattamente come i suoi. Sì, li vedo, sono eccezionali. Quando avrò una figlia, spero che sarà carina come te. Tu soffri molto di solitudine, vero? Dove ce li hai tua madre e tuo padre? Morti tutti e due, tanti anni fa, quando vivevo a Osborne. Poi sono andata a Westmore a vivere coi miei zii. Ma sono tornata da queste parti. Avevo tanta nostalgia di Osborne. Buonanotte. Sapere che cosa gli prende a quel cane. Rambler! Rambler! Smetti subito questo baccano! Rambler! 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 Con tuo padre stamattina per la festa della notte dei morti. Lui sarebbe d'accordo a dare la festa, però dice che non ci sono tanti bambini della tua età nei dintorni. Oh, e sono tutti stupidi. No, vedrai che sarà una bella festa. Pronta, Lisi? Solo un momento, finisco di tagliare il pompelmo per Rosalie, poi salgo a cambiarmi. Dove andate voi due? Lei mi porta alla fattoria dei Johnson, andiamo a cavalcare stamattina. Sbrigati, ti aspetto fuori. Io non voglio che tu ci vai. Su, Rosalie, non fare così adesso. Starò via solo un paio d'ore. Quando torno, giochiamo agli anagrammi. Su, mangia il pompelmo.
Io lo odio il pompelmo! Che cosa gridi, si può sapere? Io credevo che quella era qui per fare compagnia a me. Tornerà presto. Ma io voglio che lei stia qui, ora. Non sempre si può avere quello che si vuole, figlia mia. Solo è il mio rifugio e in lui solo è la mia salvezza. Lui solo è il mio Dio e in lui solo io confido. Lui mi proteggerà, mi farà scudo con le sue ali, mi conforterà con le sue parole, mi guarirà con le sue mani. Al suo fianco non avrò più paura del buio, né dei misfatti che si compiono alla luce del giorno, né dei pericoli della notte, né dei disastri della natura. Il Signore dice: benedetto colui che mi ama, poiché io lo salverò. Lo innalzerò al mio fianco ed egli vedrà la mia luce. Accogli la mia anima di misero peccatore, oh Signore, poiché io mi pento di tutte le colpe e mi rimetto nelle tue mani affinché tu mi conceda la salvezza. Amen. Finge di essere addolorato. Vecchia rimbambita. La pace del Signore sia sempre con lei. So che tu non sei morta. Tu non mi lascerai mai. Non mi lascerai mai. Non mi lascerai mai. Io starò sempre con te, sola con te. Alicien ce l'ha più la sua mamma e lei è molto più simpatica di quelle vecchie che avevo prima. Non ti piacevano, eh? Rosalie, ti insegnerò a fare un dolce. Mia zia me lo faceva sempre per la festa dei morti. E chi lo vuole fare? E invece dovresti imparare, sai. Sennò quando ti sposerai non sarai mica una brava moglie. La cena va bene così. Domani noi andiamo sulla collina. Sì, ci sono certi fiori meravigliosi su quella collina. Fai attenzione a quegli acespugli bianchi, gli oleandri. Sono velenosi. Già. Una volta c'era un gruppo di Boy Scout che si erano accampati qui. Anche loro colsero dei fiori, fecero un bel mazzo di oleandri e li portarono al campo. In qualche modo i rami vennero a contatto col cibo, tutti avvelenati.
Davvero? Si sentirono molto male. Altro che. Morirono tutti quanti. Poveri piccoli fessi. Tutti avvelenati da un mazzo di fiori bianchi. Ridicolo, li portavano in giro in divisa a fare il campeggio e non conoscevano neppure l'oleandro. E ci sono rimasti tutti secchi, tutti quanti stecchiti. Questa è la Whitfield, che cosa vuole? Vado io, vado io. Cosa c'è da gridare, signora Whitfield? È solo che vado di fretta. Lei ha visto il mio Rambler oggi per caso? Rambler, il suo cane? Sì, il mio cane. L'ha visto? E come vuole che l'abbia visto? Lei lo tiene sempre legato davanti alla casa, no? Mi è scappato. Io e degli amici lo stiamo cercando. Beh, forse si è stufato e sarà andato a spasso sulla collina. Io lo conosco bene, il mio cane. Non è tipo da allontanarsi. Neanche tu l'hai visto? Sei sicura? Perché crede che Rosalie lo abbia visto? Sentiamo. Se proprio ci tiene a saperlo, sua figlia è venuta vicino a casa mia 2 giorni fa ed era già quasi notte. Dovresti startene a casa dopo il tramonto, signorina. Me ne occupo io di mia figlia, signora Whitfield. E adesso è meglio che se ne torni a casa sua. Si sta facendo tardi ed è bene che sia in casa dopo il tramonto. È identica a sua madre. Adesso è rimasta tutta sola. Marietta stasera. Il cane della signora Whitfield morirà di freddo se rimane fuori la notte. Speriamo che lo abbia ritrovato. È strana quella signora Whitfield. Ogni volta che le succedeva qualcosa, correva subito da noi e se la prendeva con mia madre. Com'è morta tua madre? Fu rapinata e uccisa. Mio padre dice che furono dei vagabondi. È sepolta laggiù, in quel vecchio cimitero. Mi dispiace tanto, Lenny. Tuo padre mi ha detto che spesso se ne andava di casa da sola, tua madre. Sì, è vero. Le piaceva stare sola. Leggeva spesso dei libri sui poteri della mente. Diceva che la mente è un mondo segreto che nessuno ha ancora esplorato. Rosa le assomiglia molto a sua madre, vero? Sembra avere tante cose dentro. Che cos'è stato? Degli animali, nel bosco. Nessuno li ha mai visti. Si sente solo quel rumore. Qui la gente la sera sbarra la porta e se ne sta in casa. Thank you.
Portate i miei amici stasera, signora Whitfield. No. Ma vogliono conoscerla. Vattene via, Rosalie! Vattene via e lasciami in pace! Signor Norton, potrei parlarle un momento? Si tratta di Rosalie. Per caso, ieri sera ho guardato fuori dalla finestra e l'ho vista andare al cimitero. Va a visitare la tomba della madre. Di notte? Perché non ci va di giorno? Non solo è stravagante, è anche molto pericoloso. Non ci vivono dei vagabondi dalle parti del cimitero? Sì, è vero, ha ragione. Va bene. Le parlerò io, anche se non servirà. Il ritratto all'orsacchiotto? Mm-hmm. Sei molto brava, Rosalie. Ne faccio tanti di ritratti. A tutti i miei amici. Un giorno lo farò anche a te. Sì, mi piacerebbe. Rosalie, chi sono gli altri tuoi amici? Oh, degli amici che vedo. Dove, al cimitero? Adesso voglio fare colazione. Io vorrei vederli, i ritratti di quei tuoi amici. Non sono venuti tanto bene. Io vorrei vederli lo stesso. Può darsi. Un giorno o l'altro. Ce li ho in camera da qualche parte. Sai, a me non piacciono mica quei tuoi amici.
Non se è gente che devi vedere di notte. È per questo che di notte vai al cimitero, vero? Per vederti con quei tuoi amici. No, io vado a trovare mia madre. Tesoro, tua madre non è lì. È andata via. Ah, sì. E dove è andata? Dove lo hai preso quello? Me lo ha portato Len. Certo che è proprio spaventoso. A me piace un sacco. Ah sì? E la festa ti piace? Non c'è male. Dove sono gli altri bambini? Sono fuori. Giochiamo ancora un po' e dopo mio padre li accompagna tutti a casa. Non allontanarti troppo. Perché? Io non ho mica paura del buio, sai? Ma chi è? Chi c'è qui? Rosalie, smettila! Thank you.
Ero in sala da pranzo. La maschera si è accesa e la luce non funzionava più. E la maschera si muoveva, ho avuto paura. Forse è saltata una valvola. Vado a dare un'occhiata in cantina. Guarda che cosa ho. Sì, ma vacci piano però. Io ne ho bevuto un po' da Tommy, è roba forte. Vado a vedere, eh? Quelli sono di mia madre. Tu hai ucciso mia madre. No! Tu hai ucciso mia madre. No, io non avrei ucciso niente. Tua madre è pazza. Tua madre è pazza. Ti ho detto che non ci devi andare al cimitero di notte, ma tu non mi hai obbedito. Se non obbedisci, sarò costretto a rinchiuderti a chiave nella tua stanza dopo il tramonto. No, io voglio stare con loro, hanno bisogno di me. Loro? Chi sono loro? Va bene. Allora farò così. Ti chiuderò a chiave nella tua stanza. No. Invece sì, non voglio mica che tu incominci a fare come faceva tua madre, sai. Sta zitto, vecchio scemo. Che cosa? Guarda, Rosalie. L'hai uccisa tu, mia madre, io lo so, cosa credi? Non dire sciocchezza, Rosalie. E Alice Anne crede di essere lei, mia madre, ma io non sono una deficiente come credete voi. Voglio sapere chi incontri nel cimitero. Rispondimi. Tu sei d'accordo con Lise, io non ti dico niente. Chi è che incontri nel cimitero? Li vedrai da te, perché presto loro verranno a farvela pagare. E allora li vedrai. Rosalie, vieni subito qui. No, io con te non ci parlo più, vecchio scemo. Sei venuta di nuovo qui dopo quello che ti ho detto oggi. Andiamo, vieni subito via.
Rosa, gli hai capito? No, io devo stare qui. I miei amici mi stanno aspettando. Quali amici? Tu non li conosci. Loro mi vogliono bene. E come mai ti vogliono tanto bene? Rispondi, perché ti vogliono tanto bene? Tutti gli altri hanno paura di loro, ma io no. Io non ho paura. Loro fanno quello che dico io. Cioè, che cosa fanno? Te ne accorgerai presto. Aspettami qui, io torno subito. Vedere se Rosa è in camera sua, presto! Lei, ma io... Vai, ti dico, io ti raggiungo subito. Ah!
Rosalie! Rosalie! Cercare aiuto. E parti! Parti! Ma perché non parti? Dobbiamo andarcene di qui. Non possiamo restare qui. Dai, non parte più. Dai. Parti, maledetta. Parti. Vieni,
Cerchiamo rifugio. Presto, sbrigati. Cerca un bastone, presto. Vieni che si presto. Andiamo. Vieni. Siamo salvi, vieni. Ci siamo quasi. Va meglio. Andiamo. Thank you.
dammi il martello. Non pensarci più, è tutto finito. Siamo al sicuro qua dentro. Calma. Ma Rosa è là fuori con loro. Sì, lo so, lo so. Lo so da molto tempo. Quelle creature sono i suoi amici. Ma quando usciremo di qui, la farò rinchiudere, Rosa. Perché vuole fare del male a noi due? Non lo so. Aspetta qui. Non ti muovere. Oh, Len! Sono qui. Sono qui, non vado bene. Ho paura. Calmati. Calmati, non c'è più pericolo. Su. Ho paura, Len. Aspetta. Non ci sono cartucce. Non ci sono. Maledizione. Ehi, ne ho trovata una.